È stato un incontro tutto casuale, unico, dove non sapevamo assolutamente nulla che arrivasse l'onorevole Lotti. È stata un'imboscata? Sostanzialmente sì. Buongiorno, come sta? È lo scandalo più grave che abbia mai investito la magistratura italiana nel caso in cui fossero confermate le condotte che vengono attribuite ai consiglieri. In astratto, ove siano confermate le notizie di stampa, si tratta di una cosa gravissima che si sarebbe verificata, quella che ho chiamato cessione di sovranità, cioè il contrattare con un politico imputato presso la Procura della Repubblica di Roma la scelta del capo di quella procura. Inizia a mezzogiorno. Mezzogiorno. Possiamo chiederle com'è andata al CSM? Vi ringrazio, preferisco parlare prima con i magistrati di Magistratura Indipendente, eventualmente successivamente lascerò qualche dichiarazione o una nota scritta. Grazie. Nessun passo indietro da parte sua oltre alla sospensione? No. No. Okay. Ciao caro! Nessun passo indietro. No, assolutamente no, non c'è alcun motivo di dimettersi. Nessun motivo di dimettersi. Questi incontri però tutto legittimo. No, l'incontro non è stato un incontro tutto casuale, unico, dove non sapevamo assolutamente nulla che arrivasse l'onorevole Lotti. È stata un'imboscata? Sostanzialmente sì. Un'imboscata? Sì, sostanzialmente sì. Non si è parlato di vertici di procure, di nomi? No, questo io no. Non ha sentito parlare a parte di Palamara o altro? No. Però adesso chiede... Alla fine di questa assemblea eventualmente si farà un comunicato e poi si deve dare. Nemmeno l'intervento di apertura solo nel... Ma nemmeno qua su fuori dalla forma che ricordo. Scusate, scusate, che se non è pubblico. Sì, siamo fuori da posto. Fuori da posto, faccio vedere. Sicuramente avranno delle cose da dire, però... Sì, capiamo le esigenze, capiamo il momento che, insomma, sappiamo... Capite un attimo. Va bene, grazie. Per conto dell'ANM ribadirà invece la richiesta di un passo indietro dei consiglieri autosospesi del CSM? Oggi non sono qui in veste di rappresentante dell'ANM, non parlo per conto dell'ANM, parlo per conto di Pasquale Grasso, iscritto a Magistratura Indipendente, che è convinto di aver rappresentato nell'unico modo possibile e ha intenzione di continuare a rappresentare in questo modo i valori di Magistratura Indipendente, cioè quella di una sobrietà, serietà e alienità rispetto a eventuali trattative o accordi del tutto impropri. Noi non vogliamo essere quelli, io sicuramente non voglio essere uno così.